Il Consiglio regionale, riunendosi in seduta solenne, celebra il giorno del ricordo per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. In queste settimane si coltiva la memoria dei grandi fatti, soprattutto delle grandi tragedie del passato, e il Parlamento degli studenti ha visitato il Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema, uno dei luoghi simbolo della barbarie nazifascista. Con i ragazzi c'era anche una sopravvissuta alla strage. Ripartono in questi giorni i lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, la strada più importante della nostra regione, ma certo anche una delle più disastrate. Potrebbe essere affidata alla gestione di una nuova società al 100% della regione, e su proposta della stessa giunta potrebbe esserci il pedaggio per i TIR. Si è occupato del tema anche la commissione controllo. Ospiteremo un mini confronto e riascolteremo le opinioni dei consiglieri durante l'ultima seduta. Le altre commissioni hanno discusso gli atti che poi andranno all'esame di tutto il consiglio. Noi faremo una sintesi in attesa di approfondirli poi al momento del voto. Come accade ogni volta, rivediamo anche alcune delle iniziative che si sono svolte o sono state presentate a Palazzo del Pegaso in questi giorni, e c'è molto carnevale, naturalmente anche quello di Viareggio, che compie 150 anni, fa il piano di pubblico e viene raccontato in un libro. Prima però vediamo le nostre immagini girate lunedì sera all'aeroporto militare di Pisa della partenza degli aiuti toscani per le popolazioni colpite dal terremoto. Squadre specializzate dei vigili del fuoco, equip mediche ed infermieri, strumentazioni d'avanguardia. Tutto è partito da qui, come ricorda il presidente della giunta. Il sottoscritto, il direttore Giovanni Massini, l'assessore alla protezione civile, stiamo tutti in contatto con la direzione nazionale della protezione civile, con il dottor Curcio, perché noi siamo disponibili, naturalmente sulla base di un coordinamento. Sono in questo momento 8 nostri operatori medici in Turchia, 6 medici e 2 infermieri, e sono a supporto di USA, ovvero di quella sezione speciale dei vigili del fuoco, che già ha consentito di ritrovare vivi delle persone e che, l'avete visto ieri alla televisione, i turchi già dicono gli italiani, sorridendo, perché gli italiani in questo momento sono simbolo di salvezza. Ed ecco il primo salvataggio ad opera degli italiani, in mezzo agli applausi e alla commozione della gente tutta intorno. Dalle macerie viene estratto vivo un 23enne. L'attrezzatura che utilizziamo, oltre alla necessità di supporto logistico legato al fatto che dobbiamo essere indipendenti e non gravare sulla popolazione e sullo stato colpito, è attrezzatura tipica dell'attività di ricerca e soccorso in ambito urbano. Quindi partiamo da elementi strutturali che ci servono per mettere in sicurezza le parti pericolanti ed edifici crollati, a strumenti di ricerca di varia natura e attrezzature di demolizione che occorrono per arrivare e raggiungere le vittime del terremoto. Memoria, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è intervenuto nella nostra trasmissione Memorie del Novecento per spiegare come vadano fatte conoscere e raccontate tante tragedie del passato, anche quelle meno conosciute. Molte di queste tragedie, che spesso sono portate in secondo piano, meno conosciute di altre, richiedono uno sforzo ancora maggiore nostro, delle istituzioni. Dove c'è stata la violenza, dove sono stati calpestati i diritti, dove gli innocenti hanno subito violenze e barbarie, ecco, io penso che il Consiglio regionale lì ci debba essere, ed è per questo motivo che anche per il giorno del ricordo, con consiglio solenne nella giornata delle vittime delle foibe, e lo facciamo anche in questo caso, andando nelle scuole, raccontando, ascoltando, perché come spesso mi capita di dire, è importante non solo conoscere, ma approfondire, capire quello che è stato, perché quello che è stato non ricapiti più, insomma. È uno sforzo collettivo questo. Prima della seduta, che si è svolta a Palazzo del Pegaso, c'è stata una cerimonia a Scarperia, dove c'è una lapide che ricorda gli italiani gettati nelle foibe. Erano presenti i ragazzi delle scuole di Scarperia e San Piero a Sieve, ed è stato un bel momento significativo. La giornata di oggi, ha detto Mazzeo, oltre al valore della memoria, ci richiama anche alla necessità di lavorare per costruire un'Europa più forte,
più unita, più solidale. Europa significa libertà, ha commentato Zelensky al Parlamento europeo. E ce ne rendiamo conto oggi che stiamo vivendo il dramma della guerra, la prima in Europa dopo il 45. Lo stesso Mazzeo ha aperto i lavori della seduta insieme al vicepresidente Casucci, molto impegnato nel valorizzare il giorno del ricordo. L'intervento centrale è stato quello dello storico Gianni Oliva, che ha ripercorso i drammatici fatti di quegli anni nell'Italia del Nord-Est, e di Daniela Velli, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Ha concluso la seduta il presidente della Giunta, Eugenio Giani, ha evidenziato quanto sia importante il ricordo delle migliaia di persone senza responsabilità, senza colpa, uccise e gettate nelle cavità del Carso. Giani, che ha partecipato anche al meeting con gli studenti al Teatro La Compagnia, ha commentato infine: per anni abbiamo vissuto una sorta di dimenticanza del dramma che si consumò in territori italiani. Le interviste e altre immagini su questa seduta le vedremo e le ascolteremo venerdì prossimo, 17 febbraio. A proposito della memoria, ecco un momento intenso e significativo vissuto da tanti giovani toscani nei giorni scorsi. Il Parlamento degli studenti esce dal palazzo e va nel luogo simbolo della memoria in Toscana. I suoi giovanissimi componenti infatti sono stati a Sant'Anna di Stazzema e lì hanno potuto ascoltare anche una testimone di quella immane tragedia. Quando sono arrivati i tedeschi stavo facendo colazione in un'aia. Eravamo una trentina di persone, sono messe al muro. Cinque sorelle e la mamma che aveva in braccio la piccolina di 20 giorni. La mia mamma e un'altra mamma si erano state ammazzate con la pistola. Noi siamo con la mitragliatrice. La mia sorella che aveva 18 anni, Pardini Cesira, si è aperta una porta dietro di noi e si è portata in questo fondo. Così ci siamo salvati. Come hanno reagito gli studenti? Credo che venire in questi luoghi sia, cioè, ci dia un senso di quasi malinconia, però allo stesso tempo ne capisci l'importanza del ricordo. Anche vedere le persone che vengono qua di fronte ai ragazzi per mantenere qualcosa che tutti forse dovremmo avere in mente. Uno di quei ricordi che bisognerebbe tutti sentire. Ad accompagnarli c'era il presidente del Consiglio regionale. Noi riteniamo questo luogo un luogo simbolo della democrazia della nostra Repubblica e abbiamo la necessità di continuare ad investire ancora di più dopo che le ultime voci che potevano raccontare la barbarie di quel tempo, penso a Enrico Pieri, penso a Cesira Pardini, a cui va il nostro grazie più sincero per aver coltivato la memoria, e a noi il compito di essere insieme alle ragazze e ragazzi della nostra scuola amplificatori di memoria. Prima in Consiglio, poi nella Commissione Controllo, la questione del futuro della Firenze-Pisa-Livorno agita il dibattito pubblico e politico, perché a fronte di un problema che non è stato ancora risolto, anzi si è aggravato, c'è adesso una proposta della Giunta e del suo Presidente. Pedaggio selettivo, quindi solo per i TIR. Nessun casello ma barriere virtuali, affidamento della gestione ad una nuova società in-house, si chiamerebbe Toscana Strade. Siamo collegati con il Presidente e il Vicepresidente della Commissione, i consiglieri Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia e Andrea Pieroni del PD. Parto proprio da Pieroni, che è stato per 10 anni presidente della provincia di Pisa, e le province adesso hanno la competenza su quella strada. Serve una nuova gestione? Ma sicuramente una forma di gestione più nuova, che sia anche più flessibile e operativamente anche più snella, è un percorso da fare. Toscana Strade, del resto, è nel programma di legislatura del presidente Giani, e quindi il programma è stato approvato dal Consiglio, è uno dei punti forti su cui lavorare. Durante la seduta della Commissione è stato presentato anche il rapporto tecnico della società KPMG. Allora, consigliere Capecchi, secondo lei cosa emerge? Primo, non esiste uno studio aggiornato sulle condizioni della strada, una strada di quasi 100 chilometri che potrebbe richiedere poche centinaia di migliaia di euro, pochi milioni di euro di manutenzione, come tanti, laddove dovesse collassare tutta insieme, perché è un'opera che risale
diciamo all'inizio degli anni 90 con i fondi dei mondiali. Secondo, non ci sono studi appropriati e recenti sui volumi di traffico né sugli spostamenti dei mezzi pesanti, quindi anche questo evidentemente è un elemento che deve essere preso in considerazione. Terzo, il pedaggiamento, che è molto discusso e discutibile che possa essere introdotto dalle regioni, perché nel nostro ordinamento esiste una classificazione delle strade che mette solo le autostrade in concessione come soggetti a pedaggio in cambio di un servizio che è quello che troviamo sulle autostrade, due o tre corsie, corsia d'emergenza, autogrill, eccetera, eccetera. E allora cosa servirebbe dal suo punto di vista? Bisognerebbe fare un'analisi delle condizioni della strada per capire in che stato è davvero, che tipo di manutenzione necessita sotto il profilo della sicurezza e della tenuta della struttura. Secondo, un'analisi dettagliata dei flussi di traffico. Terzo, capire la natura che ha assunto questa infrastruttura importantissima nello scacchiere non solo regionale ma nazionale, perché è evidente che se è una struttura paragonabile a un'autostrada è evidentemente di interesse nazionale, e quindi si potrebbe anche valutare l'eventuale intervento di autostrade, che però dovrebbe fare prima la realizzazione di alcune opere e poi dopo eventualmente prenderne la gestione. Abbiamo toccato un punto centrale, quello delle risorse per fare gli interventi. Dovrebbe esserci l'intervento diretto dello Stato? È opportuno, addirittura è necessario? Io penso che non se ne possa fare a meno se vogliamo fare quegli interventi davvero che possono cambiare il volto della Fipili, eliminare quelle problematiche quotidiane che tutti i giorni affrontiamo, perché sia l'eventuale pedaggio differenziato per i mezzi pesanti, sia anche l'introito delle somme che oggi derivano dalle sanzioni effettuate attraverso gli autovelox, non assicurerebbero sicuramente quella mole di risorse necessarie per fare gli adeguamenti necessari. L'ultima domanda, la stessa per tutti e due: cosa pensate della proposta di creare la società Toscana Strade? Perché sì, come sentivamo, era nel programma di governo della maggioranza, ma ora si pensa anche ad una data entro il 2024, forse già quest'anno. Assumere la gestione diretta della gestione di un'infrastruttura come quella attraverso una società in-house, cioè di totale proprietà pubblica, è un'altra operazione che va giustificata di fronte alla Corte dei Conti, perché il testo unico sulle società partecipate nazionale prevede naturalmente che l'ordinario sia fare gli appalti e andare, diciamo, alla gestione indiretta con gli enti che fanno la programmazione. Aggiungo un elemento e chiudo. Bisogna che Gianni si decida, perché non è che la regione non ha i soldi per fare gli investimenti, ne fa tanti, forse ne fa troppi anche a favore di territori, cioè dei comuni, magari anche di opere che non sono così fondamentali. È chiaro che così facendo e distribuendo soldi sul territorio crea più consenso, ma non concentra le risorse per le opere fondamentali di interesse regionale. Toscana Strade poi non si pone l'obiettivo solo di assumere in carico la gestione, gli investimenti e la gestione della Fipili, ma si proporrebbe anche di assumere in carico la gestione della rete, dell'intera rete di strade regionali, che sono circa 760 chilometri in tutta la regione. Quindi la missione è ancora più impegnativa, è ancora più richiede ancora più risorse e sforzi consistenti. Quindi anche la società dovrebbe essere una società in house, come dicevo, sotto forma di società per azioni. Ecco, anche questi aspetti legati alla struttura organizzativa, alla struttura societaria, ecco, sicuramente devono essere ben valutati e approfonditi ulteriormente. L'argomento, come abbiamo visto, era già stato discusso durante l'ultima seduta del Consiglio regionale. Porre la questione era stato il portavoce dell'opposizione, il consigliere della Lega Marco Landi. Le critiche erano dirette soprattutto all'ipotesi del pedaggio, anche se solo per i tir. Se si pensa di
sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, diciamo lasciata in uno stato di abbandono, di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il pedaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi, oltre 3 tonnellate e mezzo, a noi non convince, anche perché poi quel pedaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa 15 milioni e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada. Quindi è un percorso lungo che noi abbiamo voluto portare all'attenzione del Consiglio e che sarà tema importante dei prossimi mesi da discutere anche sulla fattività di questa iniziativa, che ci lascia anche sul tema della legittimità perplessi. Ancora più duri erano stati i toni della capogruppo del Movimento 5 Stelle. Significa non capirne le conseguenze economiche in un momento, tra l'altro, in una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti. Significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio, perché questo saranno il significato. E se non saranno scaricati sull'utente finale, saranno scaricati sulle aziende. E comunque sia, ci sarà un sistema di rilevamento del pedaggio, che ancora non abbiamo capito come sarà, che dovrà essere previsto, valutato, perché quanto ha detto su sistemi satellitari o altre idee surreali e futuristiche non sta in piedi. Significa quasi non aver mai preso quella arteria e non rendersi conto di cosa sia quella viabilità. Rispedisco poi veramente al mittente tutte le illazioni, le ipotesi che sono state fatte per mettere l'un contro l'altro gli utenti, camionisti, autisti di bisarca con automobilisti e persone che fanno passaggi comuni, diciamo, che si spostano per lavoro. Non è così che si deve comportare un amministratore che deve risolvere dei problemi. Serve un intervento del governo, ma non da adesso. L'intervento del governo non è rinviabile, dicono in molti, ed è doveroso per una strada così importante. Ecco il capogruppo di Italia Viva. La società in house può essere un'idea, ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto sul livello nazionale. In gran parte d'Italia è ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale. Il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse, di fare questo investimento. La società in house può essere un buon volano di investimento, ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti e quindi la competenza passare di livello regionale, ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano, quanto ovviamente dal governo. Su questo entreremo nei dettagli nel momento in cui la proposta verrà predisposta e arriverà in Consiglio regionale. Adesso è soltanto un'ipotesi. Su questo Italia Viva vuole dimostrare di essere al fianco delle imprese, al fianco degli autotrasportatori, al fianco della Toscana che lavora, che si muove, che produce. Durante la seduta si era parlato anche dei servizi pubblici locali, dai trasporti, ai rifiuti, all'acqua. La consigliera Tozzi del gruppo Misto aveva chiesto l'istituzione di una commissione d'inchiesta. La maggioranza ha votato contro. Sì, esattamente. La questione della gestione dei servizi pubblici locali è un tema assolutamente a tutto campo e soprattutto un sistema attuale. Passiamo dal trasporto, che sia su gomma, che sia su ferro, la partita della gestione dei servizi, e mi riferisco alla partita della gestione del servizio idrico, dei rifiuti, temi che sono centrali oggi nel dibattito politico. Quindi credevamo che ci fosse un interesse ad affrontare a tutto campo questo tipo di tematiche, proprio perché contingenti alla luce anche del dibattito che si è sviluppato negli ultimi tempi in Consiglio regionale, alla luce dei disservizi sui pendolari, alla luce, ripeto, del nuovo assetto che dovrà avere la gestione appunto dei pubblici servizi. Evidentemente questo interesse non è stato ritenuto tale dalla maggioranza e questo dispiace. Riteniamo il fatto e l'argomento dell'indagine conoscitiva non essere quello migliore per affrontare l'argomento relativo ai servizi pubblici locali nella nostra regione, in quanto da questo punto di vista noi abbiamo una straordinaria opportunità che ci è messa a disposizione attraverso il lavoro che si può svolgere su questi temi, su questi argomenti con il piano regionale di sviluppo. Tra l'altro noi abbiamo già per legge, la legge 69 del 2011, un osservatorio permanente che si occupa di gestione integrata dei rifiuti, di qualità e gestione integrata del servizio idrico, di qualità delle acque, che è appunto l'osservatorio permanente. E quando abbiamo gli strumenti e le possibilità per arrivare laddove la richiesta della collega voleva giungere, io e noi come gruppo del Partito Democratico riteniamo inutile e superfluo aggiungere altre, diciamo, questioni, altri strumenti a quelli che già abbiamo.
Il lavoro delle commissioni nell'ultima settimana lo sintetizziamo adesso. Cominciamo dalla quinta che prosegue il percorso degli Stati Generali della Cultura. Quelle che vediamo sono le immagini della prima tappa a dicembre, quella di Livorno. Si lavora ancora sul comparto della musica dal vivo con i promoter, i rappresentanti del mondo dei live club e dei festival, con i DJ che hanno partecipato alle audizioni. Positivo il commento della Presidente Giachi, si cominciano a configurare le proposte di aggiornamento e modifica della legge Quarro sulla cultura. Vorrebbe nascere una Music Commission e si vorrebbe estendere la nozione di residenza anche alle residenze musicali. Si è parlato soprattutto di sport, invece nella Commissione Sanità e Politiche Sociali è stato ascoltato il Presidente Gianni che ha confermato sono in arrivo altri 10 milioni, saranno erogati attraverso un bando. Si aggiungono, commenta Gianni, ai 30 investiti negli ultimi due anni, soprattutto nell'impiantistica sportiva. Potranno accedere a quelle risorse i comuni, tutti. Poi ci sono altri finanziamenti per interventi specifici. La Commissione intanto sta valutando i testi di due proposte di legge in materia. Questa stessa commissione ha ascoltato Massimo Braganti, proposto dalla Giunta come nuovo direttore di Estar, l'ente regionale per acquisti, contratti, forniture del sistema sanitario. Altri temi importanti dibattuti, quello delle nomine del sottosegretario della Giunta e dei nuovi membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio, previsti dalle modifiche già approvate allo Statuto. La proposta di legge, approvata dalla prima commissione, senza i voti di Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto, prevede che l'indennità venga completamente riassorbita e non gravi sul bilancio. La stessa commissione ha svolto le consultazioni sul piano regionale di sviluppo con tanti soggetti economici, imprenditoriali e sociali e con l'università. Il presidente Mugliani le ha definite ottime. Su questo tema, in particolare sul patto per il lavoro, c'è un confronto anche nella seconda commissione che ha ascoltato l'intervento dell'assessore Nardini. I punti: attenzione all'occupazione femminile, ai giovani, alle persone con disabilità e vulnerabilità, alle aree interne di crisi. Audizione anche per l'assessore all'agricoltura e alla pesca Saccardi. Sarà molto atteso il dibattito in aula sul regolamento che determina l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per il caldo e per il freddo. In commissione intanto l'hanno votato tutti. Ci saranno conseguenze anche su tutti noi cittadini con norme per l'esercizio e il controllo dei nostri impianti casalinghi. Bilancio e piano di attività dell'autorità portuale regionale, c'è il sì a maggioranza della Commissione Territorio e Ambiente. Ci saranno interventi a Viareggio e Marina di Carrara per mantenere i fondali ad altezza adeguata e poi si punta al nuovo sabbiadotto di Viareggio e alla sistemazione e al dragaggio delle porte del canale dei Navicelli tra Pisa e Livorno. Infine i lavori della Commissione per le aree interne, che chiede ancora che vengano mantenuti i servizi bancari su tutti i territori, e della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, dove si è parlato, dopo il dibattito in Consiglio, dell'attuazione del protocollo d'intesa che rinnoverà la collaborazione tra la Toscana e la Provenza Alpi Costa Azzurra. Dovrebbe esserci la firma a metà marzo. Il carnevale per Viareggio significa moltissimo, i record delle prime sfilate fanno ben sperare per questa edizione, la prima in pratica dopo il Covid. Siamo tornati ai livelli degli anni d'oro. In questo libro, presentato nella sede del Consiglio regionale, Travolgente frenesia, la storia di Viareggio e del suo carnevale dal 1873, quando nacque, al 1923 e oggi, di Giampiero Petrucci e Claudia Menichini, si parla della simbiosi tra Viareggio e il suo carnevale, che esiste da sempre. In genere si erano stati fatti libri sul carnevale o libri sulla storia di Viareggio, e invece noi abbiamo pensato che era tutto intessuto e che era importante sviluppare questa idea di libro, che non c'era mai stato. Ma gli aneddoti sono anche tanti, perché proprio parlando di tantissimi personaggi che vivevano a Viareggio e la frequentavano, c'era tutto il bel mondo dell'epoca, quindi ci sono, non so, per esempio Francesca Bertini, che si faceva sempre fotografare sulla spiaggia e dava le sue fotografie, tutto, era una cosa che gli piaceva. A un certo punto scopre che queste foto che venivano fatte venivano vendute e quindi lei si arrabbia moltissimo e abbandona la spiaggia di Viareggio. Ai primi del secolo del Novecento si utilizzavano soprattutto statue in gesso e figuranti umani.
mentre dopo invece dagli anni 20 si è cominciato ad utilizzare anche la cosiddetta carta pesta, che in realtà si chiama carta a calco, che è un metodo particolare di lavorazione inventato da un carrista viareggino, Antonio Darliano. Palazzo del Pegaso continua ad essere anche un polo per il confronto pubblico su temi economici e sociali. Stavolta si affronta quello della moda con in primo piano un'eccellenza tutta toscana, quella della pelletteria. La pelletteria in Toscana è una delle prime attività di importanza che contribuiscono al PIL regionale, e non soltanto in Toscana, anche a livello nazionale. Per cui bisognerà cercare di guardarla sempre più con un occhio più attento, e in modo particolare voglio sottolineare e rimarcare l'attenzione al controterzi. I controterzisti sono le realtà che muovono le grandi aziende. Beh, le innovazioni sono quelle che portano all'innovazione tecnologica, che portano alla sostenibilità, però le nostre imprese devono essere in grado di investire. Per questo vogliamo richiamare l'attenzione della politica e di tutti gli interlocutori sul fatto che, se vogliamo imprese innovative e sostenibili, queste imprese devono anche avere la possibilità di investire. La sfida anche in questo ambito diventa quella della sostenibilità ambientale. Noi abbiamo la necessità di sostenere le imprese che provano a costruire un futuro per il nostro territorio. La filiera della pelle è un'eccellenza della Toscana e noi dobbiamo avere la forza di andare incontro alle istanze che ci arrivano. Penso alla necessità di innovare dal punto di vista della sostenibilità. Noi in questi anni si è già fatto tanto, le imprese hanno già fatto tanto, la strada tracciata è quella giusta, e per competere a livello internazionale bisogna investire sempre di più in questa direzione. Noi faremo la nostra parte come abbiamo fatto in questi anni. Noi torniamo venerdì prossimo, 17 febbraio, ancora alle 21:15, dopo il TG della sera.